questa prima parte del programma, celebriamo il gemellaggio, eh? E passiamo ora a presentarvi gli alunni della scuola media Giotto di Vicchio, accompagnati dalla loro insegnante, professoressa Vilma Chillari, che appena 15 giorni fa ci hanno ospitato nella loro scuola per condurci a Barbiana, località presso la quale Dominani fondò la sua scuola. Accogliamoli con un lungo e caloroso applauso e invitiamoli a salire sul palco. Ora sentirete parlare toscano. Siamo molto contenti di essere qui e portiamo i saluti della nostra preside e del collegio docenti della scuola media di Vicchio e di Comano. Ringraziamo il preside, la professoressa Porco e gli alunni della terza C per averci dato l'opportunità di essere qui per ricordare la figura e l'opera di Don Milani a 30 anni dalla sua morte. Noi però non siamo qui solo per una semplice commemorazione, ma per testimoniare che ancora oggi quell'esperienza unica e totalizzante è ancora capace di parlare alle nostre coscienze di cittadini, politici, preti e insegnanti, sicuramente mettendoli in crisi, perché ancora oggi molte sono le barbiane del mondo dove povertà, emarginazione e soprattutto ignoranza generano sfruttamento, fatalismo, intolleranza, criminalità. La scuola ha un ruolo fondamentale, direi unico, nel rimuovere le condizioni di miseria culturale e sociale, perché ha il compito, diffondendo la conoscenza, di formare cittadini consapevoli e contribuire quindi al consolidamento della democrazia e dei valori di solidarietà e di pace, indispensabili al futuro di ogni paese moderno. Lascio adesso la parola agli alunni della terza G, Valentina, Antonio e Giulia. Grazie. Don Milani ha attualizzato un messaggio. Quest'anno ricorre il trentennale della morte di Don Milani, il 26 giugno 1967. Questo intervento che leggiamo è il frutto di un lavoro collettivo della classe terza G. Abbiamo deciso con le nostre insegnanti di approfondire l'esperienza della scuola di Barbiana, perché Vicchio non è solo il paese natale di Giotto e del Beato Angelico, ma è stato anche la sede di un'esperienza educativa unica e irripetibile, della quale noi rischiamo di perdere la memoria. Don Milani nasce a Firenze nel 1923, figlio di una ricca famiglia borghese, con madre ebrea, riceve un'educazione laica. Dopo aver conseguito la maturità classica, si dedica allo studio della pittura all'Accademia di Brera di Milano. Ma a 20 anni entra in seminario e 4 anni dopo viene ordinato prete. La prima destinazione dopo il sacerdozio è la parrocchia di San Donato, a Calenzano, come aiutante del parroco. Già dall'inizio si rivela un personaggio scomodo per le gerarchie ecclesiastiche. È qui, in questa parrocchia, che ha la prima esperienza come insegnante, organizzando la scuola serale per gli operai e i contadini del luogo, impegnandosi e facendo impegnare i ragazzi che frequentavano la scuola nel campo sindacale e sociale. Entrò subito il contrasto con la chiesa ufficiale, la classe padronale, i ben pensanti moderati, con in testa i democristiani e con molti preti della zona. Dopo vari tentativi per farlo desistere dalla sua azione tesa a inclinare lo status quo, l'arcivescovo cardinale Florit lo confina a Barbiana, una frazione di Vicchio nell'Alto Mugello, poche case sparse alle pendici del Monte Giovi, abitate da poveri contadini isolati sia geograficamente che socialmente. Barbiana era, come l'ha definita padre Balducci, il terzo mondo del Mugello. Qui trova una situazione sociale e scolastica peggiore che a Calenzano. Inizia così a fare nuovamente scuola, anche stavolta a ragazzi del posto, figli di contadini, ragazzi respinti, allontanati, bocciati dalla scuola dell'obbligo.
ragazzi che nella scuola di allora non trovavano spazio e che solo in Don Milani avevano l'unica fonte dalla quale attingere informazioni su un mondo così lontano da loro, quel mondo che li aveva scacciati, definendoli nudità, stupidi, incapaci di apprendere. Non è serale, è una scuola che dura quasi un intero giorno ed è una scuola dove ci si reca 365 giorni l'anno. I metodi di Don Milani per fare scuola sono molto particolari, non esistono né registri, né bocciature, né voti. Il sistema educativo però è molto severo. Scappellotti o anche qualche bacchettata se un ragazzo non si impegna, ma nessun respiro. Ciò nonostante nessuno dei ragazzi si sognava di smettere di frequentare. Da questa esperienza nasce Lettere a una professoressa, scritta dai ragazzi con un originale sistema di lavoro collettivo. Attraverso la narrazione di un solo ragazzo, che scrive ad una sua professoressa che l'aveva bocciato, si raccontano le condizioni in cui si trovavano i figli di operai e contadini, che venivano espulsi dalla scuola. Nella scuola di allora, i ragazzi, figli di contadini, venivano seguiti allo stesso modo dei ragazzi figli di genitori benestanti e quindi, a causa del loro scarso profitto, venivano giudicati incapaci e scarsa famiglia e non si teneva conto della loro mancanza di mezzi rispetto agli altri che trovavano nella famiglia aiuti, libri e occasioni culturali. Infatti, secondo Don Milani, non c'è nulla che sia più ingiusto quanto fare particolari da desuguali. Questo libro non è solo una denuncia contro la scuola elitaria e classista, ma contiene delle proposte di riforma molto incisive. Primo, non bocciare. Secondo, istituire il tempo pieno per dare più scuola a chi ne aveva bisogno. Terzo, dare uno scopo agli svogliati. Lettera a una professoressa è stato tradotto in decine di lingue ed ha fatto il giro del mondo. Ha provocato accese discussioni tra gli addetti ai lavori e non, anticipando alcune tematiche del movimento studentesco, conosciuto da tutti come il 68. Di Don Milani sono state date tante definizioni, il prete rosso, il prete comunista, eccetera. Sono definizioni sbagliate, lui dialogava con i comunisti, pur non condividendo nell'ideologia, solo perché riconosceva loro il merito di uno sforzo per migliorare le condizioni di vita delle classi più povere e umili. Questo schierarsi dalla parte dei più deboli e degli oppressi lo porta anche a sostenere e difendere l'obiezione di coscienza, che egli considera un diritto di ogni cittadino. In un incontro del febbraio 1965, un gruppo di cappellani militari avevano diffuso un comunicato in cui l'obiezione di coscienza veniva considerata un'espressione di libertà. Priore, insieme ai suoi ragazzi, invia allora una lettera di risposta a questo comunicato. Nell'articolo L'obbedienza non è più una virtù, Don Lorenzo dice che in questi ultimi 100 anni l'unica guerra giusta è stata quella della resistenza al nazifascismo e sostiene con forza che anche se è più facile obbedire sarebbe meglio riuscire ad obiettare, cioè disobbedire ad un ordine ingiusto. Queste opinioni suscitarono a suo tempo molto scalpore e sdegno nelle autorità ecclesiastiche e laiche, ma col tempo ne è stato riconosciuto l'alto valore morale, civile e sociale. La pace e la non violenza come valore universale, essere cittadini del mondo, capaci di comunicare per conoscere ed arricchire la nostra cultura, furono le idee portanti della sua opera di prete e di maestro. In seguito alla pubblicazione di questo articolo, Don Milani verrà denunciato per apologia di reato. Ne seguirà un lungo processo, al quale egli non potrà partecipare, a causa della sua malattia. In prima istanza Don Milani fu assolto. In appello, quando era ormai morto, fu condannato insieme al giornalista dell'Unità, Luca Pavolini, che aveva pubblicato l'articolo. In conclusione, possiamo affrontare
affermare che le sue idee hanno contribuito a portare un'innovazione nel mondo della scuola e della società, promuovendo con la sua testimonianza una stagione di leggi e riforme, tese a far sì che la scuola sia veramente capace di rendere l'alunno cittadino a tutti gli effetti, come dice la Costituzione nell'articolo 3. Tutti gli interventi legislativi che sono venuti dopo l'esperienza milaniana hanno dovuto tener conto dei suoi insegnamenti, anche se spesso i principi che hanno ispirato le nuove normative non hanno trovato concreta applicazione nella pratica educativa. Don Milani è una personalità molto particolare. In lui sono presenti idee innovative, che però si integrano perfettamente con altre di tipo cattolico tradizionale. Oggi alcune di queste possono sembrare intransigenti, ma vanno rapportate al tempo in cui ha vissuto e alla condizione in cui si è trovato. Pretendeva molto sia dai suoi ragazzi che da tutte le altre persone che lo circondavano, ma va ricordato che ha speso totalmente la vita per loro, amandoli profondamente più della sua chiesa. Preside, dopo questa fatica dovremmo offrire un dono a questi compagni che sono stati bravissimi. Ancora un applauso e un saluto. Intanto volevo ringraziare i ragazzi nostri per la loro bravura, a me sconosciuta, come attori di questa piccola rappresentazione. E volevo ringraziare i ragazzi che i nostri ospiti per la lettura di questo scritto. Un grazie particolare lo voglio dare alla professoressa Porcu per tutto il lavoro svolto, ha impegnato la scuola per quasi tutto l'anno. All'inizio pensavo fosse una matta, poi mi sono accorto che io ero più matto di lui e gli ho dato spago, abbiamo lavorato, contando i soldini che avevamo in casa tutti i giorni. Grazie Presidente. E tutto si è risolto grazie agli aiuti che ci arrivavano di volta in volta, sempre diversi. Quindi abbiamo potuto far fronte a tutta l'organizzazione in maniera completa. Quindi questo ha permesso ai nostri ragazzi di fare un viaggio di istruzione in Toscana, conoscere i loro compagni di vicchio e poter ospitare questa mattina gli insegnanti e le persone, i nostri ospiti, che ci parleranno certamente molto bene di Don Milani, conosceremo meglio questa figura. È difficile esprimere giudizi, pareri, insomma, sono emozionato anch'io. Sono molto contento per la manifestazione e di tutto quello che abbiamo fatto grazie alla spinta e al coraggio della professoressa. Adesso noi diamo un piccolo ricordo della nostra terra, ai nostri ospiti e basta. Auguriamo loro un buon soggiorno e un buon viaggio di rientro. Accolto così gentilmente e cortesemente nella sua scuola e auguriamo a questi ragazzi, dicevo, tutto il bene possibile, proprio perché Don Milani li aiuti e li guidi nel loro cammino.